Ottenere tutte le 23 competenze attribuite dalla Costituzione, trattenere i 9 decimi delle tasse e diventare regione a statuto speciale. Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria del governatore veneto. Zaia inizia quella che definisce la battaglia più complicata, quella della trattativa con Roma. Il segnale del popolo è arrivato. Chiederemo queste 23 competenze, chiederemo il federalismo fiscale, chiederemo i 9 decimi delle tasse. Annuncio già che domani mattina è convocata la giunta per la presentazione del progetto di legge. Da parte sua il governo si dice pronto a dialogare, ma senza toccare il tema delle tasse. Propone come via da seguire quella delle regioni ad autonomia differenziata, una via tracciata dall'articolo 116 della Costituzione, già imboccata dall'Emilia Romagna. Troppo poco per Zaia, che sul piatto pone la grande affluenza alle urne, il 57,2% dei veneti, con oltre il 98% per il sì. Meno belligerante al momento le rivendicazioni dell'altro protagonista referendario, il governatore Lombardo Maroni, alle prese soprattutto con le difficoltà della macchina organizzativa, con risultati definitivi al 99,5%, come ha spiegato lo stesso Maroni. L'affluenza, il dato principale, si attesta al 38,3% circa, con 96% di sì all'autonomia e tanti problemi con il voto online. Senza gomitate, senza espulsioni, senza cartellini rossi. Una partita da giocare in modo leale, ovviamente io voglio vincerla questa partita. Ma la partita sull'autonomia si intreccia con quella elettorale. Per Salvini si tratta di una vittoria della democrazia e propone referendum sull'autonomia anche in Puglia, Piemonte e Lazio. Mentre per Berlusconi, che ha sostenuto il sì, non si tratta di un voto contro l'unità del paese. In serata interviene anche Matteo Renzi. Il referendum solleva una questione fiscale, dice, non è un risultato alla catalana, ma una richiesta di equità fiscale.